What are we going? We're going to do a photo shoot! Sono le 7 del mattino, sono qua in marina. Jackie mi ha chiesto se volevo fare un po' di foto lei sul paddleboard, quindi ho detto perché no. Fantastico, belleggiata bellissima, un po' in ritardo come al solito. Ci si divertirà un po'. Hi Jackie, you ready? Across town, trying to get to you. Cosa facciamo ora? Spariamo sul drone. Jackie deve fare queste foto da una paddleboard, quindi ho deciso di farlo dall'alto. È molto più suggestivo. E quindi andiamo a vedere. Allora, vi spiego due cosine interessanti. Prima di tutto, sono in marina. Avevo deciso di venire qua più in marina, invece sì. Ogni giorno arrivo qua, anzi, sto lavorando di più in marina che prima, quando lavoro proprio in marina. Sono venuti a trovarmi due fantastici youtuber. Tantissimi di voi mi chiedevano, oh, ma chi è il prossimo big youtuber che arriverà? Sono arrivati, ragazzi, sono qua. Lo sono tenuto segreto per quasi 3 mesi, 4 mesi. Ma ora ci sono. E ora ve li presento, anzi, vi faccio presentare da loro. Ciao, sono Adriano, piacere. Zeta96. Numero di telefono. È numero di telefono. Sì, mi chiamo Zeta96 su YouTube e faccio un po' di cose differenti, dato che faccio gameplay prevalentemente. Però ultimamente mi sta affascinando molto di più il mondo dei vlog. Adri, lui è un paese di Formula 1, quindi c'è qualcosa, la sento, qualche affinità. Andate a seguire, perché adesso si sta spostando a fare un po' di vlog, quindi la cosa si fa interessante, certo. Molto interessante. ZAndri96, andate a seguire, portate tanto amore, mi raccomando. Il secondo youtuber, lui è un pezzo grosso, attenzione, scotta anzi, si chiama Super Gash. Super Gash. Bella. Mi pare qualcosina più di me, di lui. Ce l'ha qualcosina, andatelo a vedere. Anche lui è un gamer molto specializzato in GTA. Per quello che qua vuole vedere realmente la GTA in live. La vera Los Santos. Trevor, quello che piace. Ah, bastardo. Trevor è bastardo. Sta anche lui, sta facendo qualcosa con vlog, giusto? Esatto, sì. Ti piace? È divertente o no? Molto. Ed è bravissimo, ha fatto un video. Infatti Luca, quando mi ha chiamato, mi fa vedere il video che ho fatto di Miami, quando l'ho visto sono rimasto scioccato dalla bellezza. Andatelo a vedere, è troppo bello. Tutti quelli che passano di qua si devono iscrivere ai Grandioni. Poi li metterò nella colonna qui a sinistra sotto i Grandioni, come ogni altro youtuber che mi trova a trovare. Stanno qua fino al 13, sì, giusto? Sì. Poi faranno una cosa incredibile. Ma non c'è da qui il programma, ragazzi. Se volete venire in California, chiamateli, perché è meglio di un tour operator. Hanno organizzato un tour da paura. E poi stanno, mi hanno detto che cosa hanno noleggiato, quello, cioè, andate a vedere. Non vedo l'ora, anzi, io personalmente, di vedere il loro video. La cosa interessante, oltretutto, che mi diceva Adri e Giulio. Non è segreto. Giulio, il mio telefono, Giulio? Fai. A dispetto di tanti che pensano che venire in California comunque per quanto? Per quasi 3 settimane? 2 settimane e mezzo. Ci vogliono un sacco di soldi. Sì. Mi stavano dicendo che invece no, assolutamente, hanno speso poco meno 2000 euro facendo un sacco di cose, e poi comunque lo vedete anche nei video. Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego. Fantastico, ma questo senza badare a compromessi, cioè senza, sì, avere troppi compromessi, senza andare a mangiare McDonald's, esatto, ogni giorno. Esatto. La cosa per me che sono riuscito a fare è prenderti del tempo, fare un bel sacco, sì, di devi fare i lavori a casa, diciamo, esatto, work, andare a vedere, confrontare i prezzi, decidere quello che vuoi fare in base a quello che vuoi fare e scegliere l'opzione migliore. Sì. Prenotare che prima, non all'ultimo momento. Trovi tantissimo spesso. Cosa vuoi dire? Grandioni. Ciao. Sono fuori forma, ragazzi. Adriano e Giulio. Perfetto. parlavamo di YouTube. Ed è una cosa bella, interessante veramente, che YouTube, quante possibilità, giusto Giuliano, sì, che dà, sì, YouTube, sì, che ha dato YouTube a giovani come loro, a 21 anni, comunque esprimersi con un sacco di bellissimi contenuti, un sacco di cose. Questa opportunità è comunque di viaggiare a 21 anni. E stavo proprio dicendo 21 anni, io cosa facevo a 21 anni? Io a 21 anni giocavo a Big Chin, ragazzi. Quindi, bellissimo, un'altra volta, vedi questa differenza tra ventunenni che comunque hanno questa voglia di buttarsi, fare cose nuove. Adrian è un patino di Formula 1, questo mi fa molto piacere.
ho fatto una scommessa, fare una garettina sul mio simulatore, quindi sei pronto? Assolutamente. Bene, bravo, bravo. Allora, è abbastanza bravo. Ma tu guidi col volantino o con il joystick? No, con il joystick, perché purtroppo non ho lo spazio per mettere. Quindi sono avvantaggiato perché non ha provato ancora il volantino. Tu riesci a mettere insieme una bella, preparo una bella macchina, assetti, esatto, che è quella che a me manca. Però io ho il vantaggio di guidare col volantino. Esatto. Sarà una sfida molto interessante. Prossimamente su questo canale, ragazzi, sfida Formula 1 2200 2017 Formula 1, prossimamente una grande sfida con C. Edry 96. Giudice sarà qua il signorino qua di fianco. Tre giri, il migliore dei tre giri. Questa sera, spero tutta la serata a allenarmi. Vai, noi andiamo, ciao! Quindi questa è una cosa abbastanza insolita che facciamo, che faccio. Sto andando a vedere le zie di Nicole che sono arrivate qua con RV in Sacramento. Sono molto curioso. Are you having fun? Questa è la prima volta che sono in questo RV trailer, bellissimo. Qua siamo vicino a Manhattan Beach, quindi c'è l'aeroporto molto vicino, è bellissimo. La zia di Nicole ha comprato questo RV trailer ed è fantastico. Ho chiesto a Nancy, la zia Nicole, se posso fare un tour. E Nancy, la mia zia preferita. È una figata, ragazzi, ha lo slide, questo si apre quando sei in campeggio, chiaramente lo chiudi quando sei per strada. Questi hanno un massaggio, sono riscaldate e sono reclinabili, quasi si sdraiano. Poi qua chiaramente cucina, televisione, poi spettacolo, doccia, bellissimo. Qua c'è chiaramente il letto principale, troppo bello. Devo convincere Nicole. Questa è la vista da praticamente dentro l'RV. Allora, quindi ora ci fermiamo qua per stasera, facciamo un barbecue. Io sono cresciuto con roulotte, i miei genitori, campeggi, quindi ho comprato anche questo Ford nuovo, questo sistema di aggancio che veramente è pazzesco. Deve provare. Bravi, bravi, se lo meritano, hanno lavorato tantissimo e quindi adesso questa è la loro casa su due ruote, chiaramente hanno una casa. Però vanno in vacanza, sono tutti in pensione, si sono appena andati in pensione. Perché no, se lo meritano, bravi. E questo è lo slide. Lo slide, sì. Vai, quindi noi ora c'è un barbecue, ci vediamo dopo a cena, ciao. To get away, but I'll make you promise me that you'll come back someday. So let's make the most of it. I remember what you said up in the Ferris wheel, we're kissing in the shades. Oh, I wish that you could stay. Guardate che spettacolo, cena con la vista oceano. Grazie mille, lo zio Mike, come si dice, Uncle Mike. Un sacco di fuochi accesi, fighissimo. Qua gli RV dietro di me, non ho mai fatto queste cose e quindi viviamo qua vicino, quindi abbiamo preso l'occasione delle zie di Nicole, Nicole appunto, per venire qua. Troppo carino, veramente molto rilassante.